Possiamo riprendere il discorso che avevamo iniziato ieri sulla ricorsione, approfondendolo con un paio di esempi più complessi e poi iniziando a parlare di un problema che è quello dell'ordinamento, che è un problema, diciamo così, importante di per sé, ma che poi offre anche spunto per molti tipi di algoritmi da analizzare. Diciamo che oggi e anche una parte della settimana prossima saranno dedicati a questi temi. Allora, ieri ci eravamo lasciati ragionando, no, sul comportamento della ricerca dicotomica o ricerca binaria, no, che era una tipica realizzazione di tipo ricorsivo, che aveva una complessità. Adesso questo è tratto da un testo di cui riferimento poi, come sempre, sull'ultima slide, algoritmi in a nutshell, dove accogli alcuni algoritmi utili e, oltre a spiegare, la cosa interessante è che di questi fa una scheda, quindi quelli che sono, diciamo, quelli trattati in quel testo ricordo un po' queste schede, che hanno la cosa carina che a colpo d'occhio ti danno lo pseudocodice, ti danno l'esempio per capire come funziona e i dati di targa, cioè lavora su che tipo di struttura dati, che approccio utilizza e qual è la sua complessità. No? La ricerca dicotomica è il caso migliore. La ricerca dicotomica, ricordiamoci, serve per trovare un elemento all'interno di un vettore, se un determinato elemento esiste all'interno di un vettore. Il caso migliore è O(1), nel senso che se sono così fortunato che l'elemento che sto cercando è proprio quello di mezzo, centrale del vettore, al primo tentativo l'ho già trovato. Quindi il caso migliore non può che essere, lo trovo subito. Il caso peggiore, il caso medio, invece sono complessità log n, no? Complessità o di log n. Perché il numero di scelte che faccio è il logaritmo, in base 2, ma a livello di complessità non ci interessa la base, è il logaritmo della lunghezza del vettore, perché ad ogni passata che faccio, ad ogni chiamata ricorsiva, le sottofunzioni lavorano su vettori che sono la metà di quelli precedenti. Quindi il numero di dimezzamenti che posso fare prima di arrivare al caso trivial, caso banale di un elemento solo, il numero di dimezzamenti che posso fare è pari al logaritmo in base 2 del numero di elementi che avevo all'inizio, del mio n, della mia lunghezza del vettore. Questo è un altro modo di vederlo. Proviamo a sempre fare un altro esercizio un po' diverso, no? Sempre utilizzando la ricorsione. Quando adesso non si fa più neanche molto nel corso del primo anno, però parlando di logica booleana, le variabili valgono 1 o 0, possono valere 1 oppure 0, no? Quando si lavora con una funzione booleana, spesso si vogliono rappresentare dei valori booleani, diciamo così, a gruppi tra di loro, simili tra di loro, in cui alcune variabili hanno un valore fisso 1 o 0 e altre variabili invece hanno un valore non definito, nel senso che possono assumere sia valore 1 che 0 a piacere. Questo è il contesto in cui nasce questo esercizio. Allora, in questi casi si usa il simbolo x per dire in questa cifra mettici 0 o 1, non importa. Infatti il nome che danno gli americani a questa x è don't care, no? La pronunciano proprio don't care quando vedono x. Si indica con una x oppure con un trattino, a seconda dei casi. Quindi, per dire, un insieme fatto dagli elementi 0, 1, 1, 0, 1, 1, immaginatevi associati a due variabili a e b, ad esempio, a vale 0, b vale 1, a vale 1, b vale 0, oppure a e b valgono entrambi 1, lo posso anche rappresentare dicendo x1 oppure 1x. Dove x1 riassume le possibilità 0, 1 e 1, 1, facendo assumere alla x il valore prima 0 e poi 1. Mentre 1x riassume le possibilità 1, 0 e 1, 1, facendo appunto assumere alla x i due valori possibili. È ovvio che il valore 1, 1 risulta ripetuto in questa rappresentazione, ma è un modo più compatto comunque per descrivere degli insiemi, no, di configurazioni binarie. Allora, l'algoritmo che vogliamo fare, che cosa deve fare? Deve prendere una stringa
una sola, che rappresenta un insieme di combinazioni binarie descritte in questa notazione, cioè con 0, 1 e x, e deve generare l'elenco di tutte le possibili combinazioni definite, quindi senza le x, che corrispondono alla combinazione di partenza. E deve espandere, generare tutte le possibili espansioni delle x presenti nel numero, nel valore di partenza. Le x che sono ovviamente tutte indipendenti l'una dall'altra, nel senso che qui c'è come esempio la stringa 01x, 0x, qui ho 2x, ciascuna delle due potrà essere sostituita, dovrà anzi essere sostituita e dal valore 0 e dal valore 1, indipendentemente dall'altra, quindi avrò le quattro casi in cui alle x sostituirò 0 alla prima e 0 alla seconda, 0 alla prima e 1 alla seconda, e così via, fino a quando non ho i quattro casi possibili. E questo è l'esempio di cosa dovrebbe saltare fuori, nel senso che la prima cifra è 0 e quindi qui ho sempre 0. La seconda cifra è 1 e quindi ho sempre 1. La terza cifra è x e quindi ho talvolta 0, talvolta 1. La quarta cifra è 0, quindi ho sempre 0. La quinta cifra è x e quindi ho talvolta 0, talvolta 1. E questi talvolta sono messi in modo, no, da generare tutte le combinazioni possibili. In questo caso sono 4. Allora, prima di buttarci nell'algoritmo, proviamo un attimo a pensare, senza ricorsione, come si potrebbe risolvere questo problema. Cioè, ho la mia stringa, quella lì, cosa posso fare? Potrei, la prima cosa che mi viene in mente è fare un ciclo, parto dal primo elemento, scarto gli elementi diversi da x, in realtà gli elementi diversi da x non servono a niente, sono puramente di disturbo, sono puramente cartografici. Trovo la prima x e genero cosa? 1, 0. Ma se poi ho delle altre x non potrò stampare 1, 0 e 1, scusate, non potrò stampare 0x e 1x, se avessi 2x. Cioè non è facile, pensare in modo iterativo con i cicli for di generare questa cosa. Ti do 3x e generami le 8 combinazioni. Ma il programma deve funzionare anche se ne ho 4, in quel caso deve generare 16 combinazioni. Tra qua faccio un programma che ha 2 o 3 o 4 o 5 cicli for annidati a seconda dei casi. Non è impossibile, si può, però. Questo è un tipico esempio che con tecniche iterative, non ricorsive, quindi si può risolvere, ma normalmente in un modo molto contorto, a livello di codice proprio. Invece a livello ricorsivo è facile, perché io divido e timpera, faccio un passo alla volta, vado a vedere la mia stringa, vedo se c'è una x. C'è una x? Sì. Allora la sostituisco con 0 e poi la sostituisco con 1. Nei due sottocasi rimane il problema di trattare le x restanti. Ma trattare le x restanti, dopo che ho splittato, diviso e espanso la prima x, diventa riapplicare lo stesso problema a una stringa modificata, che ha una x in meno. Quindi verrebbe fuori una cosa di questo genere. Prendi, scegli la prima x, ciascuna di queste x la trasforma prima in 0 poi in 1, una volta che l'ho trasformata ricorsivamente riaffronta la stessa stringa, lo stesso problema, sapendo che nelle chiamate ricorsive avrò una x in meno. Allora, se facciamo così, quante chiamate, quanti livelli di chiamate ricorsive avremo? Ebbene, avremo tante quante sono le x. No? Avrò la funzione principale che chiama la funzione espandi le x. Questa cerca la prima x e fa due chiamate ricorsive, quindi fa un livello sottostante. A livello sottostante lavoreranno sulla seconda x. Se
ce ne fossero tre, avremmo un terzo livello di chiamata che lavorerà sulla terza lista. Quindi ho tre livelli di chiamate, il numero totale di chiamate non è tre, perché su ciascun livello possono avvenire molte chiamate. Anzi, il numero totale di chiamate sarà proprio 2 elevato a n, perché poi alla fine non devo stupirmi che questo algoritmo abbia complessità esponenziale 2 alla n, perché l'output che deve generare è 2 alla n. Se ho 5x dovrò fare 32 righe, per forza, se no l'algoritmo non fa il lavoro che deve fare. Quindi in questo caso deve essere 2 alla n questo algoritmo. E il fatto che l'albero si espanda 2 alla n volte, perché? Perché 2 alla n? Ma perché ogni volta che affronto una x, divido il problema in due sottoproblemi. Uno con quella x messa a 0, l'altro con quella x messa a 1. E quindi aggiungere una x, quindi incrementare n, significa raddoppiare il numero di casi che devo trattare. E quindi di chiamate ricorsive che devo gestire. In pratica cos'è? Beh, se prendiamo l'esempio di prima, questo potrebbe essere lo schema delle chiamate ricorsive. Noi abbiamo il problema da risolvere, che è questo. Chiamiamo una funzione a cui diciamo, senti, risolvimi questo. Questa funzione cosa farà? Prenderà il passo che abbiamo chiamato divide. Prenderà la stringa, va a cercare la prima x. Cioè si trova un criterio per dividere il problema in due sottoproblemi. Il criterio è scelgo la prima x. E poi la divisione, la creazione dei due sottoproblemi, significa creo una stringa che sia uguale a quella di partenza, ma con la x che ho scelto sostituita da uno 0, punto e virgola, e poi creo un altro sottoproblema, identico a quello di partenza, ma con la x che ho scelto sostituita da con 1. Questo è il passo di dividi. Ho scelto una x e creo due sottoproblemi, cioè in questo caso due stringhe, nei quali questa x è stata rispettivamente sostituita da uno 0 e da un 1. A questo punto, ricorsione. E quindi risolvo questo primo sottoproblema. Questo primo sottoproblema a sua volta non è ancora terminale. Qual è il caso terminale qua? Il caso terminale è quando mi danno una stringa che non contiene più x. Allora l'unica cosa che dovrò fare è stamparla o aggiungere una collection se devo memorizzare da qualche parte anziché stamparla direttamente. Questo non è ancora un caso terminale perché c'è una x. Allora dividi. Dividi prendendo quella x, l'ultima che è rimasta, e creando due sottoproblemi, uno dei quali la x sostituita con 0 e l'altro la x sostituita con 1. Ricorsione. Da questo nodo passo a questo. Questa chiamata è terminale, non ci sono più x, quindi posso prendere questa cosa e stamparla a video. Ho finito, torno su. Torno su, posso fare la ricorsione di destra. La chiamata ricorsiva a destra, in sotto, è di nuovo un caso terminale perché non ha più x e quindi può stampare il valore. Quindi questo ha finito il suo lavoro, torno su, ci sarebbe il caso dello schema generale del dividete impera, a questo punto dovremmo fare combine, cioè mettere insieme le due soluzioni. In questo caso non c'è niente da combinare, nel senso che abbiamo già stampato video man mano che trovavamo le soluzioni. Quindi combine non esiste qua. Quindi questo ha finito. E può tornare al suo chiamante. Il suo chiamante aveva prima chiamato questo ricorsivamente, ma era ancora in attesa di chiamare il secondo ricorsivamente. Allora, da questo torna al chiamante, il chiamante subito dopo farà ricorsione sul secondo sottoproblema che lui si era preparato. Se ne erano preparati due, ha cominciato a farne risolvere uno ricorsivamente. Quando questo primo problema è terminato, attiverà la soluzione del secondo. E quindi, secondo sottoproblema, si comporta nello stesso modo, seppur con una stringa diversa, leggermente diversa. E quindi anche qui avrà una x, capirà che il problema non è terminale, lo dividerà in due sottoproblemi, nei quali la x è stata rimpiazzata
da 0 da 1, chiamata ricorsiva al primo sottoproblema, caso terminale, stampo così com'è, chiamata ricorsiva al secondo problema, caso terminale, stampo così com'è, ritorno da questa chiamata ricorsiva, fase di combinazione, che di fatto non deve far nulla, ritorno da questa chiamata, ho finito, posso ritornare al main. Quindi il meccanismo, a seguirlo è un po', bisogna fare un po' di attenzione, non perdersi tra ciò che sto facendo e ciò che ho lasciato in sospeso. È ovvio che questo albero qui non esiste da nessuna parte, esiste solo nella nostra mente, in cui cerchiamo di organizzarci per vedere che cosa fa. In ogni istante c'è solo una scatola attiva, tutte le altre non ci sono, non è che sono scritte da qualche parte, no? Tutte queste combinazioni. E nel tempo vengono attraversate queste combinazioni qua. Ecco, a livello di codice, proviamo a risolvere questo. Io qui, per comodità, l'avevo già realizzato. Sono 4 righe, eh? Questa è la mia funzione espandi, che prende una stringa da espandere e poi una lista con all'interno della quale, no, salviamo le espansioni che ho trovato, le espansioni prive di, quindi quelle di casi terminali. Quindi ho deciso di impostare questo, di non stampare direttamente video, ma mentre faccio l'espansione lo salvo da qualche parte, poi subito dopo lo stamperò, perché così questa funzione mi può servire anche in altri casi in cui magari il risultato non deve necessariamente andare subito a video. Allora, cosa fa questo? Prima operazione dice: ma dentro la mia stringa S ci sono delle X? Index of, no? Index of ricerca carattere, una stringa all'interno di un'altra stringa. Cerca la x all'interno di s. Il valore ritornato è un valore intero, questo pos, che se andiamo a leggere la documentazione di index of dice, o non dice perché non mi viene il pop-up, dice, direbbe, dirà, sta muto. Vabbè, di solito compariva probabilmente, eccolo, perché non trova la rete, allora non riesce a vedere la documentazione online, vedete che mi ha sganciato dalla rete per farmi un favore. Vabbè, la documentazione di IndexOf, chi la può vedere, dice che il valore di ritorno è primo carattere all'interno della stringa, l'indice del primo carattere all'interno della stringa S che corrisponde alla stringa ricercata, in questo caso la X. Oppure, se il carattere non compare, meno 1. Meno 1 non è un indice valido, quindi quando si dice meno 1 vuol dire che non l'ha trovato. Vediamo se riusciamo a riprovarci. Non è oggi. Non è il giorno giusto. Quindi, se pos uguale a meno 1, sono nel caso terminale, non ci sono x, quello che prima a parole dicevamo, non ci sono x. E quindi sono nel caso terminale, non devo fare altro che dire che s, cioè la stringa che mi hai passato tu come parametro, dicendo risolvi questo problema, in realtà non è il problema, è già la soluzione, perché non ha più x, è già una soluzione. E allora l'aggiungo alla lista expansions, delle espansioni che ho trovato finora. E finisco, ritorna questa, non fa altro. Se invece non è meno 1, vuol dire che pos ha un valore. Nel nostro caso, nel nostro esempietto, io ho provato a mettere, vabbè, varie prove, ma proviamo a prendere quello. Nel nostro caso, la index mi restituirebbe il valore 2. No? Perché il terzo carattere, i caratteri sono in posizione 0, 1, 2.
POS vale 2 e mi dice, ok, guarda che in posizione 2 c'è una X. Allora, io costruisco divide. Devo costruire due sottoproblemi sostituendo alla X 0 e poi sostituendo alla X 1. Allora, qui ho chiamato with 0, with 1, due stringhe che sto costruendo qua. With 0, come dice il nome, è quella uguale a quella di partenza con uno 0 al posto della X in posizione POS, e with 1 l'altra. Come ho fatto a costruirla? Le stringhe in Java sono immutabili, quindi quando avete una stringa non potete pensare di cambiare, di modificare quella stringa lì. L'unica cosa che potete pensare di fare è costruire una stringa nuova che sia uguale a quella di partenza, tranne nei pezzi che volete cambiare. Oppure non usare una stringa, usare un vettore di caratteri, uno string buffer, altre strutture dati, che siano invece... Ma qui mi è arrivata come stringa, me la tengo come stringa. E quindi cosa faccio? Prendo la parte di stringa S, che va dal primo carattere fino al carattere POS-1, fino alla posizione della X esclusa. Se andate a vedere substring dice proprio che si ferma al carattere prima, e va a far male. Poi ci aggiungo al posto di dove dovrebbe, quindi questo primo substring mi dà la parte iniziale della stringa fino alla X esclusa la X. Poi al posto della X non ci metto la X, ma ci metto 0. E poi ci devo ancora concatenare la coda della stringa. Cioè tutta la parte che va dalla pos più 1 fino al fondo. Non metto il parametro substring, prende fino in fondo. Ok? Quindi ho queste due. Il pezzo prima della X, il pezzo dopo la X e in mezzo uno 0. Concateno tutto insieme e è la mia prima sottostringa. E la seconda sarà uguale con un 1 e mezzo. Questo è il mio passo divide. Che ha una complessità proporzionale alla lunghezza della stringa, perché queste substring, queste concatenazioni, poveretti caratteri se li devono copiare tutti. Per fortuna non è proporzionale al numero di X, è solamente alla lunghezza della stringa. Vogliamo indipendente dall'albero di ricorsione. Più è lunga la stringa, ovviamente più tempo perderò a fare quell'operazione. Ma con una stringa di una certa lunghezza è un tempo costante. Ok? Siamo fin qua. E poi ho creato i due sottoproblemi, con 0 e con 1. E una volta che ho i due sottoproblemi, expand, chiamo ricorsivamente la mia funzione. La prima volta la richiamo col primo sottoproblema, quello con lo 0, la seconda volta lo richiamo col secondo sottoproblema, quello con l'1. E ogni volta ripasso sempre expansions, che è la lista, la list, in cui andare ad aggiungere le soluzioni man mano che le trovo. Agli unici che le troveranno le soluzioni saranno i nodi terminali della ricorsione. Quelli che si trovano di fronte, il problema è già meglio risolto. Tutti gli altri nodi intermedi, questa lista expansion, non fanno altro che prenderla e passarla avanti. Passa avanti, passa avanti, che io non so cosa farci. È tutto qui. Ho detto 4 righe, non è vero, sono 6. La, se vogliamo, l'unica difficoltà è capire come far sostituire questa X nelle stringhe, ma non c'entra nulla con la ricorsione. È un problema di manipolazione delle stringhe. Proviamo a vederlo funzionare. Beh, qui ho messo con un piccolo main di prova. Proviamo a metterci la stringa che avevamo usato nei luci 01x e 0x. Questo è il piccolo main che non fa altro che creare una stringa, creare la lista in cui montare soluzioni, chiamare la procedura di espansione e stampare via tutto. Tutte le soluzioni trovate, no? Quindi banale.
proviamo a eseguirlo, così vediamo passo passo cosa succede, se l'abbiamo capito bene. Partiamo da data debug. Allora, la console la possiamo ridurre perché tanto non stampa nulla fino alla fine. Io ho messo un breakpoint qua sulla funzione, sulla prima della prima chiamata di expand, giusto per vedere le variabili. La variabile prova è punto 01x0x, che è riportato anche qui. All è una stringa vuota, è una lista vuota, vedete che c'è size uguale a 0 e sono pronto per partire. Entro nella funzione expand, è qua la funzione, qui ricordiamoci sempre. Qui abbiamo l'elenco, no, delle chiamate in sospeso, funzioni attive che hanno chiamato un'altra funzione ma non hanno ancora, la funzione chiamata non è ancora ritornata. Allora qui sono dentro l'expand con un valore di s che è pari al mio problema, 01x0x. L'unica cosa che so è questa. Allora il pos mi calcola che la posizione della prima x all'interno della stringa è 2, quindi mi dice due cose, mi dice uno, non sono nel caso terminale, e due, la posizione che devi, su quale devi dividere la ricorsione è il terzo carattere, quello di indice 2. Quindi non sono nel caso terminale, purtroppo, e dovrò andare a fare il lavoro sporco di splittare quella x in due. Che cosa ci sia dopo quella x non mi interessa, potrebbe essere finito, potrebbe esserci altre 12x. La ricorsione pensa un passo per volta, io mi occupo di questa x e lascio le altre ai miei livelli ricorsivi inferiori. E quindi qua crea la concatenazione with 0, vedete che è 0, 1, 0, 0, x. Quindi quella x che c'era nella terza posizione è stata sostituita con uno 0 grazie a quella concatenazione lì, no? Niente di fantascientifico. Idem per la with 1, che è uguale, ma in terza posizione anziché la x a 1. Quindi ho pronti i due sottoproblemi, li faccio risolvere. E quindi ho due chiamate, expand, quindi il nostro, nella terminologia di ieri avremo a uguale 2, perché divido il problema in due sottoproblemi, e b uguale circa 1, perché il sottoproblema più o meno la stessa dimensione di quello di partenza. Ha una x in meno, ma è lo stesso, è appena maggiore di 1, perché ha una x in meno, un pochino più facile, ma non è la metà, non è dimezzato. Non ho dimezzato la x, ne ho solo tolta 1. E questo lo sappiamo già che porta a una complessità esponenziale, 2 alla n, un po' come Fibonacci. No? Ok, entriamo, e qui sono nella seconda expand, seconda chiamata, che è stata chiamata a lavorare sulla stringa s che prima si chiamava with 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, x. E farà il solito lavoro, trova che non è un caso terminale, ma questa volta trova che la x che deve sostituire è in posizione 4, quindi è il quinto carattere, sostituirà il quinto carattere prima con uno 0 ottenendo 0, 1, 0, 0, 0 e poi con un 1 ottenendo 0, 1, 0, 0, 1, come deve fare. E a questo punto, se fosse un pochino più furba questa funzione, si potrebbe accorgere che with 0 non ha x e quindi potrebbe già stamparlo. Ma lo scopo della ricorsione è proprio che ognuno faccia il proprio lavoro e demandi alle coppie di se stesso di fare il passo successivo, perché sennò stiamo già facendo il lavoro della procedura ricorsiva sotto. Sì, è vero che risparmieremmo una chiamata ricorsiva, ma poi le operazioni da fare sono quelle, quindi è inutile farle due volte. Quindi rientro nella chiamata ricorsiva sottostante. Dove sono adesso? Sono qui, sono qui dentro. Attive ho tre chiamate la procedura expand, questa, questa e questa. E le vedo qui. Questa volta pos vale 0, spero.
cioè, pardon, vale meno 1, non 0. Cioè, vuol dire la x non è stata trovata, che per una volta tanto è una buona notizia per noi. E infatti mi preparo ad aggiungere s, che è la mia stringa terminale, per la prima volta all'interno della lista che conterrà le soluzioni. Ecco, da un paio di domande ieri mi sono accorto che forse è meglio se spendo qualche parola su che cosa sta succedendo qui. No? Non è nulla di nuovo, è il meccanismo normale di chiamata di metodi, che però qua va spiegato meglio proprio perché il metodo è sempre lo stesso e quindi rischiamo di confonderci. Ogni volta che chiamo un metodo in Java, qualunque, indipendentemente dalla ricorsione, viene messo da parte, riservato, un piccolo spazio di memoria per contenere le variabili di lavoro di quel metodo. Voi sapete che in Java ci sono due grosse aree di memoria, no? Lo stack e lo heap. Ricordate qualcosa questo? Lo heap è dove stanno gli oggetti. Tutte le volte che fate il new di qualche cosa, andate a mangiare un pezzettino di memoria da heap. Heap vuol dire mucchio, immaginate uno spazio informe. Vado a prendere un po' di spazio libero da questo heap e dico, ok, questi 30 byte servono per memorizzare questa stringa. Gli oggetti nell'heap sopravvivono, vivono indipendentemente. Poi ci sono le variabili locali ai metodi. Variabili locali ai metodi sono di due tipi: i parametri delle funzioni e le variabili interne. Ok? Poi ci sarebbero anche le variabili locali alle classi. Ma le variabili locali alle classi fa parte dell'oggetto che ho creato nello heap. Quando io creo un oggetto nello heap, sto facendo una new di una nuova classe. Questa riserva lo spazio per tutte le variabili, tipicamente le variabili private, che definisco dentro la classe. Ok? Le variabili di istanza di una classe sono memorizzate nell'heap. New uguale heap. Quando invece uso variabili interne così, vedete che non c'è nessuna new qua. Non sto creando nuovi oggetti nell'heap, ma sto usando delle variabili expansions, s, pos, with 0, with 1, eccetera. Quelle sono variabili locali alla funzione e ogni volta che viene attivata una funzione viene riservato un piccolo spazio in un'altra area di memoria che non è lo heap, si chiama lo stack, che appunto ospita queste variabili. Non sono oggetti. Mai. Gli oggetti stanno sempre nello heap, mai nello stack. Nello stack ci vanno a finire due tipi di informazioni: riferimenti ad oggetti e tipi primitivi. C'è un int, che è un tipo primitivo, non è un oggetto, sta tranquillamente nello stack. Un with 0? With 0 cos'è? È una variabile di tipo string. Cioè la variabile che funziona come riferimento a un oggetto di tipo string. With 0 è una variabile memorizzata, è una variabile interna alla funzione, è memorizzata sullo stack della funzione, e fa riferimento a un oggetto di tipo string che sta nello heap. Oggetto che è stato creato da questa operazione di concatenazione. Qui la new c'è ma non si vede, c'è negli operatori di string. Perché si chiama stack questa parte qui? Ma lo stack richiama la memoria una pila di oggetti, no? Stack è il termine che si usa per dire veramente una pila di piatti, no? Tanti piatti uno sull'altro, arriva un piatto nuovo, lo metto sopra l'ultimo, ne arriva un altro, lo metto ancora sopra, e così via, no? Chiamo una funzione, metto sopra le variabili che avevo già finora, le variabili nuove di questa funzione che sto chiamando. Se questa chiama altre variabili, a sua volta avrò un altro piatto, un altro stack frame, no? Un'altra fettina di stack per questa nuova funzione.
Che proprietà ha una pila di piatti? Io posso fare solo due cose, aggiungere sopra uno nuovo, ma sempre da sopra, mai di mezzo, mai di sotto, se no cadono, si rompono, oppure togliere l'ultimo. Aggiungere significa chiamare una funzione, togliere significa il return della funzione. E in ogni istante vedo sempre solo il piatto che sta sopra. Quindi, quando io vedo questa funzione, e poi questa e poi quest'altra, vuol dire che ci sono tre piatti uno sull'altro, tutte relative alla stessa funzione, ma ciascuno ha una cosa diversa. Sono piatti diversi, contengono variabili diverse, okay? Che si chiameranno nello stesso modo, ma sono diversi. In ogni momento, quando io dico S, sto parlando della variabile S del piatto corrente, dell'ultimo che è stato chiamato. Poi sotto ce ne sono altri. Quelli che ci sono sotto, beh, possono essere dello stesso tipo, dello stesso servizio, o un servizio di piatti diversi. Non importa. Non lo vedo neanche, perché io sto solo guardando l'ultimo. Ok? Quindi ogni volta che chiamo una funzione, tutti i parametri della funzione, S, expansion, eccetera, e tutte le variabili locali che uso all'interno del metodo, fanno parte dello stack di quella funzione lì, sono locali quella funzione lì, non hanno nulla a che vedere con la chiamata ricorsiva precedente, che avrà delle altre variabili sue, con lo stesso nome, ma diverse, invisibili tra noi. Ok? E che vengono create e distrutte ogni volta che chiamo una funzione. Ora, normalmente quando chiamo un metodo succede esattamente la stessa cosa. Non ci siamo mai posti troppo il problema, perché tanto è una funzione diversa, avrà delle variabili diverse, sono scritte in un file diverso, in un posto diverso, non creano confusione. Qui siamo noi che dobbiamo fare lo sforzo mentale di dire ok, quella variabile lì è stratificata, più strati uno sotto l'altro, sto guardando in un istante solamente l'ultimo strato. Ciò non mi vieta ovviamente che a livello di debugger io possa andare a vedere, a sbirciare i piatti sottostanti, ma solamente col debugger. E ogni piatto, ogni livello di funzione chiaramente è fermo a un certo punto. L'unica funzione in esecuzione è solamente quella più in alto. Le altre, tutte quelle sottostanti sono in attesa, hanno chiamato una di quelle sovrastanti, ciascuna chiama quella sopra, chiama quella sopra, chiama quella sopra, sono tutte in attesa che la funzione che hanno appena chiamato ritorni. L'ultima più in alto è quella che sta facendo il lavoro. Quando quella funzione più in alto ritornerà, allora libererà il suo pezzo di stack e l'esecuzione riprenderà dalla funzione sottostante dal punto in cui era arrivata e va avanti così. Ok? Tanto per aiutarci a costruirci delle immagini mentali di quello che sta succedendo. C'è ancora una cosa che mentre dicevo potrebbe creare confusione, ho detto, ma le variabili locali sono private, ognuna ha le sue. Occhio che però c'è expansions, che è una variabile, è un parametro, la funzione, quindi è trattata come una variabile locale. Ognuna di queste funzioni ha la sua copia di expansions. Occhio. Non vuol dire che ognuna di queste funzioni ha la sua copia della lista. La lista è una, l'avevamo creata nello IP. Abbiamo fatto un bel new per crearlo, ok? Quello che viene tramandato di funzione in funzione e ognuno ha la sua copia, è una copia del valore, del riferimento a quell'oggetto. La variabile function non è la lista, ma è, come tutte le variabili in Java, è un riferimento all'oggetto. L'oggetto sta lì. Per poterlo usare ho bisogno di un suo riferimento. Il riferimento che mi viene fornito dalla new nel momento in cui lo creo. Poi questo riferimento me lo passo avanti e indietro. Ma io non sto mai copiando l'oggetto, non mi sto passando l'oggetto. Sto passando le funzioni un riferimento all'oggetto. Per cui quando questa funzione andrà ad aggiungere un elemento S, scusate, a expansion, ad aggiungere la stringa S a expansions, aggiungerà a quella lista là che era stata creata, il cui riferimento è expansion, che mi è stato passato da questo metodo qui,
che a sua volta l'aveva preso da, come parametro qui, che gli era stato passato da questo metodo qui, che a sua volta l'aveva preso come parametro qui, che gli era stato passato come metodo qui, che era appena stato creato qua sopra. Quindi qui ho creato un oggetto, questo oggetto nasce con un codice, nasce con un indirizzo, questo, immaginate questo id uguale 22, questo è il 22esimo oggetto che abbiamo creato, il debugger se le ricorda così, e se andiamo dentro, questo expansions è sempre 22, è sempre lui, mi sono portato dietro, no? L'indirizzo è l'indirizzo di memoria poi in pratica, quello che mi porto dietro. In Java non si parla di indirizzi, non si parla di puntatori, si parla di riferimenti agli oggetti. Mi sono portato dietro il riferimento all'oggetto. Sotto forma di tante copie di variabili locali, di pochi byte ciascuna. Quindi la lista potrebbe anche avere 1000 elementi, ma non sto copiando la lista di funzione in funzione di piatto in piatto. Sul piatto c'è solo scritto l'indirizzo in cui si trova la lista che sta dall'altra parte. Dobbiamo sforzarci di tenere chiare queste distinzioni, per evitare poi di non capire più cosa succede. Quindi lo stack delle chiamate di funzione, ogni funzione ha nel suo stack le variabili locali, i parametri delle funzioni, molte di queste variabili locali sono riferimenti a oggetti che stanno nello heap. Nello heap che cosa ci sta? Ci stanno gli oggetti. Cosa sono gli oggetti dal punto di vista della memoria? Sono le variabili interne alla classe, definite dentro la classe, che occupano memoria. I metodi non occupano memoria nello heap, non sono dati, no? Sono codici. Ok, abbiamo fatto una lunga parentesi, aspettando che questa, siamo fermi qua con l'esecuzione, prima di aggiungere questo benedetto S a una collection che a questo punto abbiamo capito che è quella che avevamo creato nel metodo di test. E abbiamo fatto tanta fatica per portarmela qui. E quindi l'aggiungiamo. E il mio expansions è una linked list che a questo punto probabilmente avrà size uguale 1 anziché size uguale 0. Cioè si è beccata il primo elemento. E poi non faccio più nulla, nel senso che questa funzione può ritornare. E qua è arrivata la parentesi graffa chiusa, sta per morire. Stiamo per togliere il piatto dalla pila e scoperchiare il piatto sottostante. Vedete che è sparito un piatto, ce n'è uno in meno. Quello che stiamo vedendo ci confonde un pochino perché il disegno del piatto che c'era sotto è uguale al disegno del piatto che c'era sopra. Però è diverso, quindi sono variabili diverse. Perché sono qui? Perché ho appena finito la chiamata ricorsiva al ramo sinistro. E allora l'esecuzione continua con una chiamata ricorsiva al ramo destro. E infatti se vado avanti, rimetterò un piatto nuovo sullo stack. Nuovo, dello stesso tipo, ma nuovo, che non ha nulla a che spartire con quello che abbiamo appena tolto. E va avanti, anche lui farà il suo lavoro, vedrà che post vale meno 1 e aggiungerà una seconda stringa alla mia lista, size 2. E poi ritornerà a sua volta, il piatto l'abbiamo messo per toglierlo subito dopo. E andiamo avanti così. In questo caso abbiamo il secondo. E qui sono andato avanti col tastino vai avanti senza entrare nelle chiamate per uscire, no? Dalla ricorsione. Abbiamo fatto tutta la ricorsione, all'interno della nostra collection all abbiamo finalmente size uguale 4 elementi. E stampandoli dovremmo vedere l'espansione che ci aspettavamo. Questo è un po' il meccanismo. Funziona in generale, nel senso che se abbiamo pazienza possiamo anche chiedergli di espandere 8x, per dire. Lui creerà quante?
2 all'ottava, 256 combinazioni, non lo facciamo in debug per pietà vostra e mia, però la console gentilmente ci mostra tutte le combinazioni. Vedete che a un certo punto questo 0, no? Che va avanti così per righe e righe e righe, a un certo punto diventa 1. Ecco, in questo punto è dove la prima chiamata che abbiamo fatto ha visto tutte le sue chiamate ricorsive di sinistra ritornare e ha iniziato la chiamata, la sequenza di altre 128 chiamate ricorsive a destra. Quindi il piatto che stava sotto è rimasto in attesa pazientemente che tutti gli altri finissero. E poi dice che adesso cambiamo, mettiamo 1. Vabbè. Se lo vogliamo fare con appunto cose un pochino più variabili, dicevamo 11xx00 ad esempio, ma magari mettiamo una x davanti e una x dietro, questa funziona nel caso generale, quindi di fatto ignora tutte le parti di stringa che non sono x. E per il resto genera tutte le possibili combinazioni. Quindi può essere complesso da capire, per quello stiamo cercando di andare piano piano, capire i vari passaggini, ma se torniamo sul codice, veramente sono 3 righe. No, questa qui e queste 2 qui, poi il resto è lavoro di stringa. Provateci a pensarlo senza la ricorsione, no, vi invito davvero a pensarlo, no? Pensate di risolverlo in Java, in C, quello che volete, senza usare la ricorsione. Si può fare, ma è decisamente più complicato. Molti problemi di tipo cosiddetto combinatorio, ne faremo altri esempi, si affrontano in questo modo. Ho tante combinazioni da analizzare. Ok, facciamo un passo alla volta. Inventiamoci il meccanismo per fare un passo, un singolo passo. Quindi modifichiamo il problema facendo il passo e poi ricorsivamente chiediamo di fare i passi successivi. Il problema molte volte è capire qual è il passo da fare. E capire come codificare il problema modificato già col passo, quindi ricordarsi, no, quello che è stato fatto. E man mano che vado giù vedono un problema che è già stato parzialmente risolto. Man mano che torno su il problema ritorna a grezzo, no? Se torno su dalla ricorsione le x ci sono di nuovo, è come se facessi passi indietro. Ok, questa metafora del passo teniamola presente quando faremo poi, se riesco già verso la fine di oggi, un altro esercizio un pochino più tosto. Ci sono dubbi, domande su questo? Tiriamoli fuori, se ci sono, perché poi quando le cose si complicano... Va bene. Allora, vabbè, qui ci sono altri due esempi di problemi su cui vi potete cimentare, sempre di tipo numerico, questo è scritto strano ma parla di coefficienti binomiali, non quelli del triangolo di Tartaglia. Non ricordate lo sviluppo dei polinomi, roba 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. E la regoletta diceva che tu prendevi un elemento del triangolo di Tartaglia e quell'elemento era proprio la somma dell'elemento superiore a sinistra e superiore a destra, che viene formalizzato qua. Questa è anche una regola di ricorsione che dice che se voglio sapere il coefficiente binomiale nm posso ottenerlo ricorsivamente conoscendo l'n-1 m-1 e l'n-1 m. Di nuovo salterà fuori una roba alla Fibonacci, no? Perché ogni elemento devo calcolarne due. È vero che sono un pochino più facili perché ci sono dei meno 1 e quindi prima o poi arriverò a che cosa? Arriverò a n0.
da qualche parte si semplifica e potrò restituire 1. Quindi questo, se volete, provare a farlo. Una cosa più complicata, sempre di tipo numerico, sono tutte cose che già dal primo anno di Politecnico a mano facevamo, ma non avevamo gli strumenti per fare in modo informatico. Il determinante di una matrice. Ma ricordate quando in geometria facevate le matrici? Dovete calcolare il determinante di stare a bestia lì, e cosa si faceva? Si sceglieva una riga o una colonna, e poi tu prendevi gli elementi di quella riga e dicevi: ok, devo moltiplicare ciascun elemento per il determinante della matrice che ottengo cancellando quella riga e quella colonna. Guardate qualcosa. Più, secondo elemento, moltiplicato, anzi, col segno meno davanti, moltiplicato per il determinante della matrice che ottengo cancellando quella riga e la seconda colonna questa volta, e così via. E va bene, bravo, però poi il determinante della matrice che ottengo cancellando che cos'è? È il nostro problema. Devo trovare un determinante su una matrice che magari è più piccola. Allora, se è a 3x3, casa terminale, o 2x2, la facevamo a occhio. Se devo fare un determinante 6x6, mi induco a fare 6 determinanti 5x5, e ciascuno di questi 6 determinanti 5x5 mi posso ridurre a fare 5 determinanti 4x4, e così via. Era un ottimo modo per passare un pomeriggio, no? A fare calcolini aritmetici. Ecco, ricorsivamente è la stessa cosa. Quella è una classica definizione, un metodo di calcolo ricorsivo del determinante. Che poi in pratica non si usa mai, nel senso che se prendete librerie matematiche, MATLAB o programmi di questo genere, non usano ovviamente questo metodo. Uno, perché è troppo lento, due, all'ende come complessità. E due, perché dal punto di vista aritmetico crea troppe approssimazioni, cioè il risultato non ha una buona precisione. Infatti sono tutti i metodi, diciamo così, libri sul calcolo numerico che dicono qual è il modo diverso di fare certi calcoli per ottenere una buona precisione e buona prestazione. Ma noi non ce ne occupiamo, no? La parte aritmetica del problema. Allora, prima di passare agli altri argomenti, volevo solo fare un cappellino finale per chiudere la parte facile, che dice: attenzione, c'è un teorema che qualcuno si è preso la briga di dimostrare, che dice che tutti i programmi ricorsivi possono essere sempre scritti in modo iterativo. Nel senso che lo stesso problema lo posso risolvere in due modi. Non c'è scritto che entrambe le soluzioni hanno la stessa efficienza. No, ma non ci sarà mai nessun problema al mondo che si deve, tra virgolette, risolvere in modo ricorsivo e non si possa risolvere in modo non ricorsivo, iterativo. Poi, cosa conviene fare? Vabbè, ci fa piacere che ci sia il teorema, ma in pratica cosa ci conviene fare? Dato un problema, affrontarlo in modo ricorsivo o in modo iterativo? Qual è il più semplice da risolvere, da impostare? Qual è il più efficiente, quello che mi dà la complessità minore? Dipende. Dipende dai casi. Non c'è una regola generale. Dipende dal problema. Noi dobbiamo avere entrambi, diciamo così, gli arnesi nella nostra valigetta degli strumenti e usare l'uno o l'altro a seconda dei casi. Alcune volte della complessità non ce ne frega niente. Tipo il problema dello splittare le x. Che ci metta un decimo di secondo o ce ne metta due decimi di secondo. Non ci muore nessuno. Allora si va per la soluzione più semplice da realizzare. Quella ricorsiva è sicuramente più semplice. Altre volte lo vediamo subito, è vero il contrario. Allora, ricordate gli esempi che avevamo fatto di semplici procedure ricorsive. La prima era il fattoriale. Si può calcolare in modo iterativo, facendo come facciamo noi a mano. Devo fare calcolare il fattoriale di 7, 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 per 7. Iterativamente, moltiplico, qui non c'è nessuna ricorsione, moltiplico per tutti i numeri interi che vanno da 2 fino a n e alla fine ho il risultato. Moltiplico per se stesso il risultato ogni volta, per se stesso, per il numero intero crescente ogni volta.
dal punto di vista del codice qual è meglio? Proviamo a guardarli, ma sono uguali alla fine. Cioè, il fattoriale iterativo è questo, sono tre righe di programma, quello ricorsivo anche. Se dovessi fare il fattoriale, vi confesso, lo faccio iterativo. Mi incasina meno il cervello. Tanto la definizione è chiara. Non ho bisogno di fare sottoproblemi, dividerli, eccetera. Si può risolvere in modo ricorsivo, se applico la definizione, leggendo in modo ricorsivo, ma se no la applico in modo iterativo. Ok? Non ci vedo vantaggi. Dal punto di vista della complessità sono sempre ODN. Questo è ODN perché fa un ciclo di n elementi e dentro fa un'operazione OD1 che è la moltiplicazione. Quest'altro è ODN perché A uguale 1 e B uguale 1. Per ogni problema genero un solo sottoproblema che ha praticamente la stessa complessità di quello di partenza, per o meno perché il numero è più piccolo. Quindi faccio n livelli di piatti, di chiamate ricorsive, creo, impilo n piatti e poi li tolgo. Fine, non faccio alberi, non si diramano queste chiamate, no? È lineare la ricorsione. Quindi faccio n, esattamente n chiamate ricorsive, forse n più 1 se non sbaglio. E quindi la sua complessità è comunque sempre di n. Forse è un pelino più lento, perché l'overhead che deve fare la macchina virtuale Java per fare le chiamate funzioni, mettere e togliere i piatti dal tavolo, e ci metterà un pochino più di tempo che non semplicemente fare una moltiplicazione e incrementare un indice. Però veramente stiamo parlando di fare la barba a microsecondo. E questo è il fattoriale. Fibonacci. Fibonacci era quello fetente, che sembrava facile, ma poi portava via una quantità di tempo esagerato, perché ci siamo accorti che la ricorsione portava a un albero di scelta, adesso possiamo usarlo, questo termine, di dimensione 2 alla n, dimensione esponenziale. Allora, si può tranquillamente realizzare in modo iterativo. E beh, i primi due sono una definizione, c'erano anche nel caso ricorsivo, se è uguale a 0, se è uguale a 1, la soluzione è data. Se è maggiore di 1, nel caso ricorsivo dicevo, beh, allora mi faccio calcolare i due Fibonacci precedenti e poi li sommo. Qua invece dico, no, non mi fido di nessuno, me li calcolo io. Dicendo, applicando la metodo che ciascun numero di Fibonacci è uguale alla somma dei due precedenti. Quindi mi uso due variabili d'appoggio, che ho chiamato Fib1 e Fib2, per ricordarmi, quello una posizione prima e quello di due posizioni prima. Qui c'è un errore in questo commento, dovrebbe essere meno 2, non meno 1. Che partendo da un i uguale 2 saranno 1 e 0 i numeri precedenti, cioè esattamente questi. E poi iterativamente dico, ok, fib di 2 è uguale fib di 1 più fib di 0 sarebbe, 2 fa. E poi vado a scalare, eh? Quindi quello che prima era il penultimo diventa l'ultimo, quello che prima era il terzultimo diventa il penultimo e itero. Quindi la prima volta che cosa farò? Farò 1 più 0 che fa 1. Poi il fib1, poi mi preparo per l'iterazione successiva. Preparandomi per l'iterazione successiva dico che quello che prima era il penultimo diventa, quello che prima era l'ultimo diventa il penultimo. Quello che è quello nuovo diventa l'ultimo. Mi incremento e torno a prepararmi per calcolare l'elemento successivo. In cui farò lo stesso tipo di somma ma con i due elementi che non erano più quelli di prima ma il più recente di quelli di prima è quello nuovo che ho appena calcolato. Quindi ogni volta vado a sommare sempre gli ultimi due. E quelli vecchi li dimentico. È più lungo come codice. Richiede un pochino più attenzione farlo giusto. Da queste variabili che riusi, le fai scalare, eccetera, no? È un pochino più ricettivo per i piccoli bug di programmazione, ma dal punto di vista dell'efficienza non c'è confronto. E se io, ricordate Riccardo Fibonacci che siamo arrivati fino a 50,
e poi abbiamo dovuto fermare. Se lo facciamo con la versione iterativa, in un attimo abbiamo il risultato, fino a 100. In realtà non proprio, perché a un certo punto è andato in overflow il poveretto. Fino al 92 c'è stato, poi del 93, vedete che saltano fuori i numeri negativi, perché la somma è andata oltre le capacità di un long. No? È più grande per un long, bisognerebbe usare un big decimal, tipi di dati più capienti. Ma vabbè. Parte appunto da qui in poi, che siamo andati in overflow, quindi questi valori sono del tutto sbagliati, ci abbiamo messo un istante a calcolare tutti i 100. Mentre prima abbiamo dovuto aspettare diversi minuti per averne forse 50. Perché questa è la complessità O di n, l'altro 2 alla n. Allora, se O di n vale 100, 2 alla 100 è un numerino che fa un pochino paura in termini di tempo. Quindi in questo caso vale il discorso inverso. Il codice, la semplicità del codice e l'eleganza, se vogliamo, è molto maggiore nel caso ricorsivo, ma mai e poi mai potremmo utilizzarlo perché è troppo inefficiente e quindi dobbiamo in questo caso investire in una soluzione iterativa. È un problema sbagliato da fare in modo iterativo, in modo ricorsivo. Mentre l'espansione delle x è l'esempio opposto, che a livello ricorsivo è semplice. A livello iterativo, vi ho sfidato a farlo, fatemi sapere se qualcuno ci riesce. La stessa cosa, la nostra ricerca dicotomica si può anche implementare in modo iterativo. Perché di fatto che cosa faccio? Guardate, i primi passi sono uguali. A diverso da B vuol dire che ho ancora del lavoro da fare. Il vettore, la ricerca del vettore non è ancora collassata su un singolo elemento, trovo il punto di mezzo, capisco se devo andare a sinistra o se devo andare a destra. B di C maggiore o uguale a X. Che qui è identico al caso ricorsivo. Ma nel caso ricorsivo, prendiamo il codice, nel caso ricorsivo, vedete che qua è uguale, v di c maggiore o uguale a x vuol dire che devo cercare a sinistra, nella metà di sinistra del vettore. Allora invocavo una chiamata ricorsiva. Nel codice iterativo, la stessa cosa, il ragionamento che faccio è lo stesso, cerca a sinistra, ma cerca a sinistra a questo punto anziché chiamare una funzione ricorsivamente, baro. Dico ok, io avevo il vettore che andava da A a B, se nessuno guarda prendo B e lo sposto e quindi mi accorcio il vettore, non c'è nessuno, lo sposto dove c'era C e quindi di fatto sto buttando via la parte di sinistra. Oppure se la ricerca deve essere nella parte destra, prendo A che è il limite sinistro e lo sposto in avanti, vedendo io stesso i valori di A e B che nell'altro caso ricorsivo erano i valori che avrebbe visto la chiamata ricorsiva sottostante. E poi ripeto a questo punto, ho modificato i margini del vettore sulla base di informazione che avevo e ho in più davanti un bel ciclo while che dice ok, adesso ripeti, ti sei rimesso a posto i paracarri, no? I margini, i confini, ripeti con i nuovi confini. Quindi anziché fare una chiamata ricorsiva di me stesso, faccio un'iterazione dello stesso blocco di codice. È chiaro che nella versione iterativa sono io che devo fare attenzione alle variabili perché sono sempre le stesse variabili che sto riusando. Nella versione ricorsiva ci sono gli stack che mi isolano i valori delle variabili nei vari livelli di annidamento e li rendono separati. La complessità è in entrambi i casi log n. Sia che lo implementi in modo ricorsivo, sia che lo implementi in modo iterativo, di fatto l'approccio è sempre divide et impera. È il modo che ho di dividere che è diverso. Là dicevo farò log n chiamate ricorsive, qui dirò farò log n iterazioni di questo ciclo.
ma è sempre locale. Quindi questo è un problema che avrei qualche difficoltà in più se scegliere se implementare in modo ricorsivo o in modo iterativo. Nel senso che veramente sono lì, siamo lì. La complessità è la stessa, quindi non c'è un vincitore dal punto di vista della complessità. Il codice è più o meno uguale, come numero di linee, e anche come difficoltà di comprensione, perché si gioca tutto sul mettere i margini al vettore, e sono gli stessi nei due casi. Quindi è abbastanza ambivalente questo caso. Vabbè, poi ci sono, qui vi chiede, e gli altri problemi che avevamo suggerito proviamo a pensarli in modo iterativo. Ok, e prima di adesso entrare a vedere un algoritmo ricorsivo più complicato, volevo fare una parentesi di un argomento diverso, poi ci arriviamo, parleremo di ordinamento. Perché gli algoritmi di ordinamento sono una buona palestra per andare a allenarsi anche sulla ricorsione, sull'iterazione, eccetera, eccetera. Prima di cambiare argomento, quindi manca fare un po' di pausa, volevo solo, a livello di pubblicità, parlarvi dell'altro esercizio che proveremo a risolvere, che ho qualche dubbio che riusciremo a affrontare oggi, ma ce lo teniamo per lunedì, che è il cosiddetto tiro del cavallo. Voi avete presente una scacchiera, avete presente gli scacchi, sapete qual è la mossa che può fare il cavallo, no? Il cavallo, nel gioco degli scacchi, si può saltare dalla casella in cui si trova a una casella che si trova due passi in avanti e uno di lato, o due passi di lato, uno avanti o indietro, eccetera, no? Quindi, ad esempio, se il cavallo fosse in questa posizione, le celle colorate indicano le 8 posizioni nel quale il cavallo può andare. Okay? Indipendentemente dal fatto che qui in mente ci siano occupati o no da altri pezzi. Ci sono due casi in cui il cavallo non si può spostare qui. O quando è occupato da un pezzo, o quando è fuori dalla scacchiera. Allora, in quel caso, il numero di mosse possibili è inferiore. Vabbè. Cosa vogliamo fare? Vogliamo trovare un programma che, partendo da una casella qualsiasi, scelta, dice, arbitrariamente nella scacchiera, e un cavallo, faccia fare al cavallo il giro di tutte le celle della scacchiera. Toccandole tutte, qui è facile, una volta sola. Quindi devo partire a un certo punto, a girare fino a quando non le ho toccate tutte, senza passare mai due volte dalla stessa casella. Allora, a mano non lo fa. Tra l'altro, la soluzione si trova molte soluzioni, ma neppure per tutte le dimensioni di scacchiera. Ad esempio, se la scacchiera è 4x4, non ci sono soluzioni. Se è 8x8, la scacchiera classica degli scacchi, invece sono qualcosa tipo 30 miliardi. Ma noi magari basta trovarne uno. Questa è una 7x7. Vedo che loro stanno provando a farlo a mente, se ci riuscite... No. Vabbè. Poi la vedremo le soluzioni, almeno le faremo calcolare al programma. A mano non è tanto divertente da fare, perché ci si perde, perché devi ricordarti quali caselle hai già toccato e poi tornare indietro e non ce la fai, no? Mentre ci siamo, vi suggerisco un altro problema, invece che è anche carino, che risolveremo anche in modo ricorsivo, ma che è anche carino da risolvere a mano. No, tanto, i prossimi giorni dicono che piove di nuovo. Sempre sulla scacchiera, cose semplici da capire, ma tu hai una scacchiera n per n, supponiamo 8x8 quella classica, hai 8 regine, tante quante sono il lato della scacchiera, devi posizionare sulla scacchiera in modo che nessuna
mangi un'altra. Sapete che la regina può mangiare spostandosi il numero di caselle qualsiasi in verticale, in orizzontale e nelle due diagonali. Quindi vuol dire che devi posizionare le 8 regine in modo tale che ciascuna regina non trovi nessun'altra regina sulla stessa verticale, né sulla stessa orizzontale, né sulla stessa diagonale destra, né sulla stessa diagonale sinistra. Si può fare. Ci sono tante soluzioni possibili per ogni dimensione della scacchiera. Questo si può fare anche a mano, perché bastano dei pezzettini di carta, o una gomma, una matita, un foglio quadrato. Magari partite con la 4x4, e poi anche il programma è facile da risolvere. Sono entrambi problemi di tipo combinatorio, come quello delle X, un pochino più carini da raccontare forse, delle X, perché si tratta di fare tante mosse. Nel primo caso la mossa è spostare il cavallo, nel secondo caso la mossa è posare una regina, e ogni volta tu hai una serie di mosse possibili, una serie di mosse vietate perché invalidano lo scopo del gioco, fanno sì che il cavallo esca fuori oppure ripassi da un posto in cui è già passato, eccetera, e solo all'ultima mossa ti accorgi se hai vinto, solo quando riesci a posizionare, finché lei su 8 regine metterne 7 è facile, è l'ottava che crea problemi. Ti accorgi che non la puoi più mettere da sua parte, allora devi tornare indietro, togliere la settima, spostarla, riconsiderarla. E questo è ciò che fa la ricorsione. Ma questo ve lo metto come appetito per il futuro. Adesso facciamo l'intervallo e poi ci occupiamo invece di ordinamenti che sono un pochino più prosaici come argomento.